Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, carissima comunità di Faggiano, celebriamo quest'oggi la memoria di San Pio, un santo a cui ciascuno di noi è legato. Quanti di noi sono passati per San Giovanni Rotondo, quanti di noi sono passati per Pietrelcina, paese originario di San Pio, quanti di noi si sono affidati nei momenti difficili alla potente intercessione di questo strumento della misericordia, come lo ha definito Papa Francesco, un santo che si è dedicato completamente, si è consumato completamente per la misericordia di Dio. Ha amato Cristo, la Chiesa, e ha amato la gente. Quante persone ha confessato? La celebrazione della Messa, la conformazione a Cristo col dono delle stimmate, casa sollievo della sofferenza, la vicinanza alle persone malate, offrendo un'eccellenza della medicina, i gruppi di preghiera di Padre Pio che diffondono nel mondo il legame con Cristo. Allora ciascuno di noi, ecco, possa mettere le proprie intenzioni di preghiera, la propria famiglia, tutto il nostro paese, soprattutto quelle persone che soffrono, che si sentono sole, all'intercessione di San Pio. Affidiamo il nostro fratello defunto, Francesco, e affidiamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri peccati e chiediamo perdono a Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia, concedi a noi per sua intercessione che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ageo. L'anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Salchiel, governatore della Giudea, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore:
Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore degli eserciti. Riflettete bene sul vostro comportamento. Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ama il suo popolo. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre, gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, in corona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, come ho detto all'inizio della celebrazione, Padre Pio, perché siamo più soliti chiamarlo in questo modo, è un santo a cui tutti siamo legati. Chi, anche le persone più lontane, non conservano nel loro cuore una devozione, un'ammirazione nei confronti di Padre Pio. Quante persone, anche magari che non vengono in chiesa, ma si rivolgono a Padre Pio. A me è capitato nel corso di questi anni di aver incontrato persone in alcune zone di Taranto che magari a messa facevano tanta difficoltà a venire, cioè non ci venivano proprio. Però il tatuaggio di Padre Pio ce l'avevano. Uno dice, vabbè, quella è fede, è un modo di avere fede,
perché comunque ciascuno di noi sa, o che va in chiesa o che non va in chiesa, che ci sono dei momenti della nostra vita in cui dobbiamo rivolgerci a qualcuno di più grande. Noi abbiamo ascoltato che Erode cerca di vedere Cristo. Erode è lo stesso che per paura aveva fatto uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, la strage degli innocenti. Erode è colui che aveva fatto decapitare Giovanni il Battista, seppur lo ascoltava ammirato perché era stato sedotto dal ballo della figlia della compagna. Erode non è uno stinco di sangue. Erode, sappiamo tutti, anche nel processo a Cristo, Erode, Pilato si lava le mani, ma Erode non si prende nessuna responsabilità. Erode è un personaggio losco, un personaggio strano, se proprio vogliamo dire. Però ecco, è il segno di tutte quelle persone, anche le più impensabili secondo i nostri canoni, che comunque nella loro vita cercano di vedere il Signore. Tutti nella nostra vita abbiamo bisogno di Cristo. Tutti abbiamo bisogno del suo amore, tutti abbiamo bisogno del tocco della sua misericordia, tutti abbiamo bisogno di ascoltare la sua parola, abbiamo bisogno dei sacramenti, di nutrirci di lui, perché tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. San Pio questo lo aveva compreso bene. San Pio che aveva consacrato tutta la sua vita a Cristo attraverso la famiglia francescana dei Cappuccini. Un frate è fino all'ultimo fedele all'ordine religioso, alla via tracciata da Francesco per seguire Cristo. Padre Pio è stato uno strumento che ha permesso e permette oggi a tanti di incontrare il Signore. Penso innanzitutto a quante persone, quando Padre Pio era vivo, chissà se nella nostra Faggiano abbiamo persone che all'epoca di Padre Pio andavano fino a San Giovanni Rotondo per andare ad ascoltare la messa, che hanno avuto la fortuna di andarsi a confessare da San Pio. Nella nostra diocesi abbiamo alcune persone che, soprattutto a San Giorgio, sappiamo che c'è l'istituto secolare dei servi della sofferenza, e lì ci sono persone che hanno avuto la fortuna, ma anche su Taranto ci sono persone che hanno avuto questo dono di assistere non che sia una messa migliore di altre, che la messa vale sia che la dicesse Padre Pio, sia che la dice l'ultimo prete di questo mondo. Però ecco, toccare la santità con mano, ci sono tanti che sono ancora in vita, che hanno potuto vedere questo santo in vita. E quando tu un santo lo puoi vedere, lo puoi toccare, ti rimane più nella mente. Perché tanti ricordano ancora oggi San Giovanni Paolo II, che è legato a San Pio, perché lo abbiamo visto San Giovanni Paolo II, l'abbiamo visto, è venuto anche nella nostra terra, è atterrato nel mio paese di Grottaglie. Io ero piccolo, andammo con tutto il nostro paese, andammo all'aeroporto ad accogliere Giovanni Paolo II, l'abbiamo visto la messa a Taranto, l'abbiamo visto nella nostra diocesi, ma l'abbiamo visto a Roma, l'abbiamo visto in tante situazioni. Perché tanti amano Papa Francesco? Perché sono andati a Roma, hanno partecipato a qualche udienza, a qualche incontro. Ecco, quella santità che puoi toccare con mano. Tanta gente si è confessata
da San Pio, ha partecipato alle messe, tanta gente è passata da casa Sollievo della Sofferenza. Tanta gente appartiene ai gruppi di preghiera di Padre Pio. E questo continua anche dopo la morte di San Pio, perché non è, ecco, la bellezza dei santi, ed è per questo che sono santi, che continuano anche dopo la morte a essere dei tramite tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e Cristo. Allora noi vogliamo rinnovare semplicemente il nostro desiderio di sentirci amati, di vedere Cristo, di fare esperienza di Gesù nella nostra vita. Ecco, io credo che ciascuno nel nostro paese di Faggiano abbia questo desiderio. Io voglio vedere Gesù. E la gente lo vuole vedere anche attraverso di noi. Perché la gente seguiva Padre Pio? Perché attraverso di lui, poi lui ha avuto anche il dono delle stimmate, quindi si è conformato in tutto a Cristo. Ma quello che il Signore ha fatto e fa attraverso Padre Pio, lo può fare anche attraverso di noi. La gente può incontrare Gesù attraverso la testimonianza della nostra vita. Allora oggi celebrare San Pio vuol dire, ecco, anche noi essere sollievo della sofferenza, anche noi essere strumenti di misericordia, anche noi essere innamorati di Gesù, di Maria, della Chiesa, perché possa accadere che quando nella vita di ogni giorno stiamo con gli altri, a volte, guardate, e concludo, non c'è niente di più brutto di quando una persona va in chiesa, oppure un prete che sbaglia, e gli altri dicono: è meno male che aveva messa. Invece non c'è niente di più bello, e per un prete non c'è un complimento più bello, non quanto sei bravo Don Francesco, ma grazie a te ho incontrato Cristo. E per un cristiano sentirsi dire non meno male che aveva messa e si comporta in questo modo, no, come si vede che va in chiesa, da come vive, da come ama, da come testimonia l'amore per Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, celebrando la memoria di San Pio da Pietrelcina, supplichiamo la bontà del Signore per le necessità della Chiesa e del mondo intero. Ripetiamo insieme: ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa, madre dei santi e promotrice di santità, con la forza dello Spirito Santo, continua a proporre l'imitazione di Cristo, il vero obbediente al Padre, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ogni cristiano senta il dovere di condurre una vita santa, nella fedeltà ai propri doveri, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché l'amore di Cristo conduca tutti noi, che celebriamo la memoria di San Pio, all'amore verso gli uomini e verso il mondo, e avanzi l'edificazione del Regno di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i religiosi, per intercessione di San Pio, testimonino nella Chiesa il primato di Dio e del suo Regno, ed esprimano la fedeltà e lo spirito religioso
di cui gli uomini sentono il bisogno. Preghiamo. Ascoltaci. E ora in qualche istante di silenzio ciascuno, per intercessione di San Pio, affidi al Signore tutte le proprie intenzioni di preghiera. Si innalzi fino a te, o Signore, la nostra preghiera, e per l'intercessione di San Pio da Pietrelcina discenda su di noi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica di ogni giorno, insieme alle nostre preghiere, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio e fa che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo di ottenere i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli, associato alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce, e ai fratelli afflitti da pene nell'animo e nel corpo ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione di Francesco e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi, e in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, Gesù Cristo, che i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi uno sguardo di pace. Agnello di Dio, che ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che, seguendo sempre le orme di San Pio da Pietralcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Pio da Pietralcina di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. O Dio santo e glorioso, ricco di amore per i tuoi figli, al punto di donare il tuo figlio per donarci vita e salvezza, ti ringraziamo perché lo Spirito Santo effuso sulla Chiesa da Gesù continua a suscitare fratelli e sorelle che, sull'esempio di Cristo, mettono la propria esistenza al servizio dei poveri, dei sofferenti e dei bisognosi. Per intercessione di Padre Pio, che portò sul suo corpo i segni dell'amore di Gesù, concedi alla sua opera, la Casa Sollievo della Sofferenza, di essere fedele al carisma del suo fondatore, di modo che ciascuno possa portare al letto del malato il tuo amore. Rendi Casa Sollievo tempio della vita, guidando i cuori alla fedeltà e alla trasparenza nelle loro azioni. Infondi nei gruppi di preghiera e nei devoti di Padre Pio sentimenti di riconoscenza e di amore, affinché ancora oggi siano il segno di quella provvidenza che volle quest'opera per testimoniare a ciascuno una smisurata fiducia nell'amore e nella misericordia di Dio. Ave Maria, piena di grazia. L'incenso è il segno della preghiera offerta dal popolo santo a Dio. Noi con questo incenso, con il quale incensiamo l'immagine di San Pio, offriamo tutte le nostre preghiere, tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre famiglie, le persone a noi care, tutte le persone che ci stanno seguendo attraverso Teletrio, attraverso i social, tutte le persone che ci seguono da casa, soprattutto i malati, i sofferenti, le persone sole, le persone abbandonate. Affidiamo tutti, tutto, affidiamo tutte le nostre preghiere come soave odore che attraverso San Pio sale a Dio. La benedizione che adesso dono
per intercessione di San Pio, scenda su di voi, su tutti i vostri cari, sulle persone che sono a casa, e ciascuno di noi si prenda l'impegno di diventare benedizione. Ecco, quella benedizione che io ora vi do come sacerdote che presiede questa Eucaristia, portatela nelle vostre case, portatela soprattutto agli ammalati, portatela ai bambini, portatela ai giovani, a tutte le persone che incontrerete questa sera e nei prossimi giorni. Dite che non è la benedizione di Don Francesco, ma è la benedizione di Dio attraverso San Pio e attraverso la nostra comunità parrocchiale. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di San Pio da Pietralcina, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pio da Pietralcina la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Pio da Pietralcina ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E per intercessione di San Pio da Pietralcina, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti l'amore di Cristo Signore, andate in pace. Buona serata a tutti e viva San Pio!